Sanguinosa sconfitta casalinga del Fano che si inguaia mentre il Chieti conferma il suo strepitoso stato di forma e sogna i playoff. Per la gioia dei circa 250 tifosi neroverdi al seguito della squadra di Lucarelli che sale al quinto posto, agganciando il Porto d'Ascoli sconfitto nella stracittadina di San Benedetto. La cronaca della gara del Mancini, parte forte il Fano che al quinto sfrutta un errore a centrocampo del Chieti e riparte con Casolla che calcia a botta sicura, ma Forti, estrema abruzzese, magistrale. La risposta ospite arriva al dodicesimo, tiro a giro di Mariani da fuori area, Zafestas ci arriva con le dita e manda in angolo. La squadra teatina sale di ritmo e conquista metri in campo, così poco dopo la mezz'ora arriva il gol partita al 32esimo segnato dal solito Fabrizi di testa sul traversone dalla sinistra. Partita che sembra in pugno per il Chieti e diverse occasioni sciupate per il bis. Al 42esimo calcio d'angolo battuto da Mariani, stacca di testa Mele che di pochissimo manda al lato. Nella ripresa al decimo Mariani ci prova ancora dalla distanza, respinge Zafestas. Due minuti più tardi, doppia grande occasione del Chieti, cross di Fabrizi su cui arriva la puntata di Orlando, ma Zafestas respinge. Il portiere poi è superlativo sul tap-in di Dimino. Si rivede il Fano al minuto numero 21, palla bassa messa al centro dell'area neroverde, ci arriva Casolla, ma Forti è superlativo con una presa a terra. Cresce la pressione dei Granata che cercano il pareggio, ad un minuto dalla fine ci prova Varriale con un destro da posizione defilata che colpisce però solo l'esterno della rete. La squadra di casa non riesce a sfondare, la difesa nero-verde regge alla grande, al fischio finale esplode la gioia di squadre e tifosi abruzzesi. Il Fano invece ripiomba in piena zona play-out con la prospettiva domenica di una gara in trasferta molto complessa sul campo del Matese. I due allenatori in sala stampa. E per il numero di occasioni che ha creato e nel corso della partita il Chieti ha meritato, però io credo che la squadra sia partita alla grande, abbiamo fatto 30 minuti dove abbiamo messo noi in difficoltà il Chieti e il gol subito ha cambiato un po' l'inerzia della gara, man mano che proseguiva il corso della partita per noi diventava sempre più dura e il Chieti in contropiede ci poteva far male, però è la partita che si era messa da un punto di vista mentale nella maniera più sbagliata per noi, man mano che continuavano i minuti a passare, nella maniera migliore per gli avversari, senza nulla togliere al loro momento, insomma. Io capisco che si fa la valutazione sul risultato, però abbiamo avuto le nostre palle per pareggiare anche la partita e se la pareggiamo qua si parla di appunto grande reazione nervosa della squadra. Io mi tengo stretta a questa reazione della squadra, è chiaro che dobbiamo ancora crescere, ma sapevamo, come dico sempre, che il percorso da fare è un percorso lungo e oggi mi piace sottolineare questa reazione nervosa della squadra e poi dell'arbitro non parlo mai, però. Loro sono partiti aggressivi, hanno cercato di venirci a prendere alti, cercare di fare anche la loro partita. Noi siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo reagito palla su palla e poi ci siamo aggiustati, come detto tu, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto per larghe tratte la partita, peccato non fare il 2-0, perché penso che meritavamo di fare il 2-0 e poi ci sta che venire qua contro una squadra forte, perché fa una squadra forte, e ci sta a soffrire poi fino alla fine. Quinta vittoria consecutiva, irruzione in zona playoff, andate col vento in poppa. Sì, però sappiamo da dove veniamo, quello che abbiamo passato e quindi da domani pensiamo al vostro Girardi e a cercare di vincere la prossima partita.